mi mandate la sigla che mi piace. Quanti di voi hanno provato i giochi del disco che davano in dotazione alla PlayStation in demo 1? Sicuramente tutti voi, e avete provato varie versioni dimostrative che potevano piacervi oppure no. Il gioco di cui vi parlerò oggi è un gioco che è molto raro, Kula World, pubblicato nel 1998 dalla game designer Sweden AB. Questo gioco è così raro che è diventato appunto un titolo di culto, anche per la sua originalità. Lo scopo del gioco è guidare Kula, una palla da spiaggia, attraverso vari livelli. Per completare ogni singolo livello, bisogna trovare un certo numero di chiavi, cambiano da livello a livello, prima che il tempo finisca, che è rappresentato da una clessidra. Ogni livello contiene un frutto, una pesca, un cocomero, una zucca, banane o fragola, che devono essere raccolti dal giocatore per raggiungere un livello bonus che c'è dopo 5 livelli. Per terminare con successo il livello bonus bisogna camminare sopra tutti i blocchi colorati. Se il tempo finisce e se la palla cade nel vuoto, il bonus non ci sarà. Il gioco è composto da una grande quantità di livelli, 150 normali, più 30 livelli bonus, più 10 nascosti. Quando si finirà il gioco se ne sbloccheranno altri 20. Ci sono diversi modi per far fuori la palla Kula, attraverso spine, oppure punti invisibili, oppure punti roventi, mobili, scivolosi, eccetera, eccetera. Oltre ai nemici, sono presenti anche dei medicinali che hanno l'aspetto di pillole e si dividono in due gruppi. Quelle gialle e rosse disturbano la visuale del gioco per qualche secondo e accelerano la velocità della clessidra. Le seconde di colore viola e blu costringono Kula a saltare in continuazione e quindi a muoversi di due caselle alla volta e permettono di effettuare salti addirittura di tre caselle. Il gioco termina quando il punteggio arriva a zero. Graficamente, potete anche vederlo, non è niente male. Ha semplici ambienti tridimensionali, che non sono realizzati male, e tutti gli sfondi sono in un 2D carino. Ma questo non è importante, la grafica non è la cosa che conta di più, ma qua conta di più, usare la testa. È un gioco veramente rompicapo, all'inizio può sembrare molto semplice per i primi 5 livelli, poi andando avanti diventa sempre più difficile, e non è facile finirlo questo gioco. Se non l'avete ancora trovato questo gioco, se siete fortunati possessori, tenetevelo stretto perché questo gioco certamente ha venduto poco, ma saprà sicuramente regalarvi qualche ora di divertimento. Per ora è tutto. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!